Il ringraziamento grande che faccio al Banco Alimentare Abruzzo è quello di metterci nelle condizioni di essere migliori. Noi siamo una compagnia di assicurazione, siamo una delle due mutue assicuratrici che operano nel settore assicurativo in Italia, ma è con queste attività, è con la vicinanza a queste attività, quelle come dire, sociali, relazionali, che sono tipiche del Banco Alimentare e della realtà abruzzese, una realtà molto importante, che noi possiamo tentare di dare come dire, sfogo a quelle che sono le finalità vere della nostra azienda, che ha nel suo DNA la mutualità, che ha nel suo DNA la relazione, che ha nel suo DNA quel gioco di squadra, quel gioco di comunità che permette di realizzare obiettivi molto importanti. Quindi per me essere qui oggi è un motivo di grande orgoglio, di soddisfazione, e confermo che questo messaggio sarà veicolato all'interno di tutte le nostre strutture, della nostra realtà, e speriamo che ci possa essere un futuro che ci metta nelle condizioni di poter far come dire, lievitare questo piccolo contributo che oggi destiniamo a Banco Alimentare Abruzzo, per poterlo far diventare un progetto importante, magari anche uscendo dai confini dell'Abruzzo e portandolo anche a livello nazionale. Quando due realtà come il gruppo ITAS e il Banco Alimentare dell'Abruzzo si incontrano, è inevitabile che nascano grandi cose. Grandi cose che nascono grazie all'incontro innanzitutto tra persone, perché la vera solidarietà nasce all'interno di una relazione. Relazione che oggi inizia appunto con i nostri nuovi compagni di banco, il gruppo ITAS, che li ha visti protagonisti in un gesto concreto di una donazione, ma che ci vedrà insieme durante tutto l'anno in un percorso di sensibilizzazione e di accompagnamento al territorio nella crescita della consapevolezza della lotta allo spreco e dell'aiuto alla povertà. In particolare con loro avremo la possibilità di entrare nelle scuole e continuare quest'opera educativa di sensibilizzazione sul tema dello spreco, per poi vederli protagonisti in quella che è l'evento per eccellenza della carità in Italia, cioè la colletta nazionale. Quindi ringraziamo oggi questo inizio di relazione, ringraziamo in particolar modo quindi il gruppo ITAS, perché questo percorso possa essere esemplificativo per la nostra regione, ma soprattutto per tutto il territorio nazionale.